Qual è la... Sì, allora, quando siamo a contatto con l'avversario, e in qualche modo l'avversario riesce ad avvicinarsi così tanto da afferrare con uno. Anche in questo caso la domanda è in entrambi i sensi: come evitare, nel caso in cui ci afferra, come evitare di arrivare alla comunità? Vabbè, diciamo che se io sto qui, tu come potresti fare per attaccare? Devi stare all'interno, sì. Ah, se stai all'interno, io non ti ci faccio mai arrivare. Io posso, cioè tu qua dietro non ci tieni mai. Quindi le cose sono in non c'è niente. Io ho i polsi che mi danno l'informazione. Quindi tu non potresti mai arrivare a questo. Ma diciamo che se qualcuno riesce, che io ho sbagliato, a mettere la mano qua dietro, questa qua può staccare proprio la testa. Però comunque è un errore gravissimo, è un errore molto molto grave, perché se io ho questo contatto e tu vieni verso di me per farlo, io posso attaccare subito, ma lo posso fare anche direttamente. Certo. Anche quindi, perché non so se l'avversario vuole afferrarmi o vuole attaccare. Appunto, per me è un attacco, per me è un movimento che è aggressivo e basta. Quindi anche l'errore, dopo l'errore che l'avversario ci ha afferrato già... Quando ha afferrato già io questo posso... Devo pensare... Io devo attaccare direttamente, se penso a questo non attacco. Se non attacco, sono costretto a difendermi. Ma lo stesso se io sto esterno, che uno può afferrare così, che tu vieni dentro qua per prendere. Ma questo è assurdo, perché io sto dentro. Quindi io posso andare anche in questo modo qua. Posso attaccare in tanti modi, ma non devo mai contrastare, perché uno più forte vince. E allora io te lo faccio fare per un po', eccolo là. Questa è una percezione che voi specializzate in precisa. E avviene dal contatto, io devo solo attaccare, non devo parlare niente. Ok?